Advisory update, come sempre approfondiamo ciò che sta per accadere e quindi la conferenza stampa di Christine Lagarde, prima di lei ci sarà anche la Bank of England e prima ancora della Bank of England e della Christine Lagarde c'è Eugenio Sartorelli in collegamento con noi che saluto subito, ben trovato Eugenio. Ciao Giacomo, buongiorno a tutti. E assieme a Eugenio Sartorelli commentiamo, come facciamo praticamente sempre, il nuovo aggiornamento dell'indice dei prezzi alla produzione, sostanzialmente i prezzi all'ingrosso e i prezzi che i produttori devono sostenere prima di poi andare a diciamo decidere e di affidarsi al prezzo al consumo, al prezzo finale. L'Unione Europea dice 26,2%, il dato è superiore alle attese 26,1 e superiore al dato precedente che era 23,7. Questa la corsa, eccola qui, 26,2, come vedete siamo, io credo che siamo sempre, diciamo così, sì, siamo ai massimi storici, esatto. Anche questo dato Christine Lagarde dovrà osservare oggi prima di parlare in conferenza stampa e vediamo se qualcuno glielo chiede. Eugenio. Se ci fossi io glielo chiederei io. Intanto noto che ieri hanno tenuto uno speech pubblico due membri della banca centrale tedesca e secondo me non l'hanno fatto casualmente per fare pressione, perché qui abbiamo uno struzzo che si chiama Dan Lagarde e alcuni dei suoi consiglieri, soprattutto quelli ovviamente del board che fanno parte del sud Europa, che non vogliono che i tassi vengano aumentati e non vogliono che vengano fatte manovre drastiche sull'inflazione, quando invece è il principale compito della BCE, non è il controllo dell'economia, non è il controllo della pandemia, non è il controllo della disoccupazione, ha un principale scopo, il controllo dell'inflazione. E cosa dirà Madame Lagarde? Ma adesso mi verrebbe da dirlo in francese, ma non mi ricordo, un po' di francese lo so, ma non mi ricordo le parole, che è tutto sotto controllo, non c'è problema. L'inflazione core è al 2,3%. Pa problem. Qual è il nessun problema. Problema. Pa problema? Eh? Pa problema. E probabilmente dirà così. E secondo me più dice così e più va verso la sfiducia. Veramente la sfiducia, no? Cioè non ovviamente gli amici del sud Europa, ma i nemici del centro nord Europa che dicono non è possibile che non si faccia niente per l'inflazione. Si fa tutto per l'economia e niente per l'inflazione, dimenticando che un'inflazione troppo elevata fa molto male all'economia, ma fa male alle persone. L'inflazione in questo momento, anzi, ve lo metto in condivisione lo schermo, perché... Beh, spesso noi poi lo ricordiamo, no? Perché se io facciamo anche l'esempio più banale, poi dimmi tu, se correggimi se l'esempio non è appropriato, ma il prezzo alla produzione, poi insomma il ristorante che si approvvigiona di tutti quei beni all'ingrosso, che può essere la pasta per la pizza, il pomodoro, l'olio, la plastica, insomma, con cui che utilizza, insomma, nel quotidiano, beh, insomma, il prezzo abbiamo visto che rispetto all'anno scorso sale del 26%. Poi il prezzo al consumo, che per il consumatore finale è alto ed è del 5% in Europa, in Italia 4,8, però se ti rifai del 4,8 a fronte di spese del 26,1 non è sostenibile nel lungo periodo, ma forse neanche nel breve. No, ma la Lagarde, lei guarda il core, perché lei deve tenere, lei guarda il core a certo, due, certo. È ridicolo, cioè è ridicolo non in senso generale, perché loro tolgono le componenti più volatili, sì, ma se adesso vi faccio vedere il costo del cibo, il prezzo del cibo. Food inflation, questo è il 3,5%. Sì. Solo cibo, perché questo è considerato un componente volatile, cioè cibo e carburanti sono considerati volatili, quindi non li mettono in core. Ma se aumentano da 6, 8, 10, 12 mesi, ma come fai a non metterlo dentro il core? Se continuano ad aumentare, è volatile? No, non è volatile, se continua ad aumentare non è volatile. Ha un costante aumento, quindi è volato un bel tubo. E quindi io spero che non faccia lo struzzo, perché ricordiamoci che l'inflazione, anche se non lo vorranno ammettere, ma facendo ultimamente lo struzzo, è anche figlio di tanta liquidità. Certo. In Cina, che è la banca centrale, andate a vedere tutte le banche centrali che hanno fatto minore espansione monetaria, tranne il Giappone,
che sarebbe un po' da approfondire anche lì. Ricordiamoci che però il Giappone, dal punto di vista energetico, ha fatto una scelta di indipendenza, cioè ha costruito tante centrali, quindi perlomeno quella parte non la paga. Non solo, il Giappone è il primo posto dove ci sono le auto ibride, non ce n'è il 20%, non ce n'è il 30%, sono oltre il 50% le auto ibride, quindi hanno anche fatto quella scelta lì. Oggi Wakatabe, che non è un insulto, ma è il vice governatore della Banca Centrale del Giappone, ha detto che è decisamente troppo presto per avviare una politica monetaria restrittiva, e Eugenio ci stava spiegando anche quali sono i motivi. Sì, hanno un'inflazione che è lo 0, virgola qualcosa, anche se mi piacerebbe un po' approfondire la questione, perché il Giappone è un'isola, non è di, cioè, deve importare una serie di beni, magari servizi, certo. No, ma di beni sì. Ci vuole tempo per approfondire, quindi non parlo di qualcosa di cui non ho approfondito. Però anche vi faccio vedere il consumer price dei trasporti. Adesso ve lo faccio vedere e ve lo metto a 5 anni. Cioè, guardate che salita da fine 2020. Questo è i trasporti, eh? È il pattern del brontosauro quello. Vedi, sì, c'è il collo lungo. E ovviamente, se poi andiamo a quello che dicevi tu, il tasso di inflazione, questa volta non epurato dei componenti più volatili, e se mettiamo il dato, siamo su livelli che non si vedevano dai primi anni 90, quindi oltre il 5. Ora, io non so cosa, e ricordo che è anche figlio della liquidità questo. Ve faccio un esempio. Sì. Io sono il signor Putin, che voglio un po' fare pressione sull'Europa, e faccio un po' di pressione sull'Europa e riduco anche per motivazioni politiche, chiudo un po' il rubinetto e i prezzi aumentano e l'Europa dice non ce la facciamo, e io gli dico: ma stampa un po' di denaro, l'hai fatto, sono anni che lo fai, lo fai da anni, dammene, certo, dammelo, stampi, e tu glielo dai, e allora più tu glielo dai e più lui e tutti gli altri dicono: ah beh, allora anch'io aumento. Quando tu sei importatore di alcune cose e non puoi farne a meno, sei sottoposto a un rischio inflazione elevatissimo, e quanto più fai vedere che molli le braghe, cioè stampi denaro, tanto più dall'altra parte, cioè parlo di stati non europei, sono pronti a dire: beh, dammene di più, lo stampi tanto, e così via. Ovviamente sto semplificando, certo. La questione dell'inflazione è molto più complessa, però per dirvi come il fatto che in maniera manifesta c'è questa stamperia di denaro, e questo porta anche all'inflazione, alla faccia di quelli che parlavano di deflazione da debiti, che c'è stata effettivamente la deflazione da debiti nel 2010, 2012, 2013, effettivamente lì l'inflazione è stata sotto controllo, e parzialmente è quello che sta avvenendo in Giappone. E per adesso siamo tornati sui libri di economia di una volta, in cui si diceva: la banca centrale aumenta fa un'espansione monetaria, arriva l'inflazione, altro che deflazione da debiti, questa è inflazione, e l'inflazione crea spirale, perché quanto più, per esempio, c'è stato il dato, non mi ricordo se era ieri o l'altro ieri, sui lavori JOLTS, che è un nome che sembra un giochettino, JOLTS, in realtà sono dei lavori non coperti, cioè ci sono richieste di lavoro negli Stati Uniti che non vengono coperte, questa sì. È inflazione, cioè il fatto che ci siano un tot di lavoratori che non vanno a coprire, vuol dire che se vuoi che coprano devi pagare di più. Perché non sono disposti a coprire? È perché hanno avuto un sacco di sussidi, perché i prezzi su altri lavori, gli stipendi stanno aumentando, e questo è figlio di espansione monetaria, eh. Se tu fai helicopter money e dai denaro a destra manca, cosa vuoi, che non arrivi l'inflazione? Ecco, quindi l'Europa, tra l'altro, credo che la banca centrale inglese, secondo me, potrebbe va a 0,50? Potrebbe addirittura alzare il tasso, assolutamente. Potrebbe farlo. L'ha alzato non l'ultima volta, ma la penultima volta, lo ricordiamo, 0,25, quella penultima, l'ultima del 2022 non ha mosso un dito, e adesso si parla di un ulteriore aumento, effettivamente, che sì. non sei l'unico a, diciamo, immaginare questo scenario. Ma perché sanno benissimo, cioè non sono dei pachidermi come i nostri, i nostri pachidermi sono anche figli del fatto che l'Europa ha 2400 nazioni, di cui se mi chiamo San Marino conto, o mi chiamo Estonia,
conto come voto come la Francia, sì, che su alcune decisioni è folle, è follia pura, non su tutte così, ma su molte cose così. Detto questo, trovare degli accordi è difficile e quindi le decisioni sono lente. È uno dei motivi per cui la Gran Bretagna se n'è uscita dall'Europa, perché era stanca di estenuanti trattative per prendere la decisione di spostare una vite da destra a sinistra che dovevano decidere in 50. Detto questo, la Banca Centrale Inglese sa benissimo che l'inflazione è un grosso rischio, che è pericolosa, che fa male alla popolazione, fa male all'economia, fa male alla popolazione, fa male alla democrazia. Cosa vuol dire che fa male alla democrazia? Mi ripeto, e chiedo scusa se mi ripeto, ma tanto mi sento una volta alla settimana, ma è importante questa cosa. Se c'è un'inflazione troppo elevata, c'è gente che non ce la fa con proprio arrivare a fine mese e va in piazza. Quando tu sei disperato, vai in piazza. Non siamo ancora a questa cosa, ma in Kazakistan è già successo. Non siamo il Kazakistan, però se continuano ad aumentare i prezzi del gas e dei beni di prima necessità, è un po' di gente pensa, non andrà in piazza per la questione del pass, del Novax, va in piazza perché non ce la fa, non ce la fa a riscaldare casa propria e non ce la fa ad acquistare beni di prima necessità e va in piazza. Queste sono tensioni sociali e una banca centrale ha questa responsabilità. Per quello tutte le banche centrali del mondo, non ce n'è una che non abbia tra i suoi principali obiettivi il controllo dell'inflazione. E se la Lagarde non lo fa, tradisce quello che è il suo mandato. Senti, cambiando argomento, metaverse. Ma Meta nel senso che varrà la metà di Facebook? Qui rubo la battuta al nostro analista che insomma ogni settimana interviene, come fa d'altronde anche Eugenio. Che dici? Adesso me la vado a prendere. So che in preapertura fino a poco fa Metaverse stava a meno 22%. Esatto. E non è giustificato dalla questione dei bilanci, perché il bilancio è stato sotto le attese, ma non così clamorosamente sotto le attese. Quindi c'è qualcos'altro, c'è proprio una questione di che il Metaverse guidance debole e per la prima volta il calo degli utenti quotidiani e che ha poi appesantito e fatto da calamita ad altri come Twitter, come Snap, Spotify, eccetera, eccetera. Sì, adesso non so questi altri quanto potenzialmente stiano perdendo. Adesso non riesco a trovare. Stamattina Facebook. Twitter meno 8%, Snap meno 17%, Spotify meno 10%. Anche per il rallentamento della crescita degli abbonati premium, insomma c'è concorrenza. Credo che valga un po' per tutte le piattaforme social questa cosa. Ecco, no, ma sulla questione di Facebook o Metaverse c'è proprio una questione tecnica all'interno del mondo Metaverse, che però devo ancora approfondire, quindi non parlo di cose di cui potrei dire delle cose molto approssimative. Cioè proprio dentro, al di là di quello che hai detto tu, ma non giustifico un ribasso del 22% in preapertura, vedremo se sarà confermato. Cioè vuol dire che apre a 200 e dovrebbe aprire a tipo 280, 270. Ha chiuso a 320, Sì. Ha chiuso a 323, ecco. Aprirebbe nettamente sotto 200, se sotto 300, quindi 280, 270. Vedremo perché siamo ancora in fase. Cioè, pensiamo proprio che alcuni dei sistemi di scambio del metaverse abbiano dei problemi delle problematiche tecniche. E quindi tutto quello che potrà guadagnare sul metaverse si sposterà più in là nel tempo. Però, ripeto, devo ancora approfondire. Ecco, questo giustificherebbe effettivamente un calo di quel tipo. Diversamente, la trimestrale, per quanto ci sia un minore aumento di utenti, non giustifica una discesa, che vedremo, perché la discesa in apertura potrebbe essere 22, però tutto si conta in chiusura, perché se poi mi recupero un 10, fa un meno 12, e allora ci potrebbe stare. Vedremo, c'è un'altra questione, secondo me, calda, e lo dico a tutti quelli innamorati del Nasdaq. Io sapete benissimo che sono un compratore a oltranza di put sul Nasdaq e finora mi sono preso un sacco di schiaffoni, tranne nell'ultimo diciamo mese. Che non è la tua tazza di tè, ecco, investire sul Nasdaq. Nell'ultimo mese qualche piccola recupero l'ho fatto, ma sto ancora perdendo qualche decina di migliaia di dollari, proprio lo dico tranquillamente, a forza di comprare put che poi sono andate out of the money.
Ultimamente comunque, se guardi anche Netflix, se guardi PayPal, sì, sì. Un altro titolo in sofferenza, insomma, parliamo di meno 20% anche in questi casi. Vero. Però Alphabet ha fatto esattamente l'opposto. Vero. Alphabet conta per quasi il 10% sull'indice Nasdaq, 8%. E detto questo, andate a vedere quanto è l'utile lordo e quanto è l'utile netto, cioè pagate le tasse. Sono cose ridicole, ridicole. Questo su quale compagnia dici? Tutte, andate a vedere anche General Motors. Anche General Motors, 8 miliardi di utili lordi e 7 netti, 6 e 8. Cioè, cose ridicole, 15% di tasse, 15%. Qualche volta si arriva al 20. Questa cosa non può andare avanti. Cioè, non può continuamente lo Stato americano finanziare di fatto queste aziende. Con una serie di sgravi, hanno anche bilanci positivi, perché gli hanno sgravato per un anno e passa, gli hanno sgravato tutti i costi sul lavoro. Queste sono, sono proventi straordinari. Non solo, hanno fatto anche profitti, sto parlando ovviamente di quelle internet, e non aumenta la tassazione. Questo è il Biden, che io lo chiamo Jimmy Carter, perché veramente è la spina dorsale di Jimmy Carter, Biden, cioè molto simile veramente. Spero che non succeda che gli anni 2020 non siano come gli anni 70 americani, perché è un disastro. Chi non conoscesse le attività di Jimmy di Carter, vi basti sapere che non è un complimento quello che Eugenio sta facendo a Joe Biden. È stata una debacle per il sistema americano, anche a livello di politica estera. E sembra che stia andando in quella direzione anche questo presidente, però vedremo, ha solo un anno, vedremo. Certo. Però Biden è da gennaio che dice, mi dimostra, è da gennaio dell'anno scorso che dice aumentiamo le tasse. Nei confronti delle compagnie che si sono arricchite di più, evidentemente. Assolutamente, non può continuamente finanziare il debito con un'espansione monetaria. Se la Fed va in minore espansione monetaria, che poi potrebbe divenire una contrazione, e non lo finanzi più il debito, devi aumentare le tasse. Ma ci sta, cioè, parliamo di profitti mostruosi. Ha fatto 40 miliardi di profitti nel 2020 Google, cioè il profitto lordo. Con le tasse è a 33-34, poco meno del 20% di tassazione. Però cioè, finora ha promesso e basta che alza. Esattamente. Le Quindi io dico, guardate che il Nasdaq non tiene conto di questo fattore, non del fattore che si ridurranno i profitti, ci saranno ancora ottimi profitti, ma non tiene conto del fattore che aumenteranno le tasse. Non ha alternativa al governo, e tra l'altro è un governo democratico. I governi democratici sono più propensi all'aumento delle tasse, invece i governi repubblicani sono più propensi a una diminuzione della spesa dello Stato. Sono due modi diversi di vedere il mondo di come viene gestita l'amministrazione pubblica, e lo farà e andrà a colpire quelle aziende che comunque hanno incamerato una quantità di profitti mostruosa. Quindi va a tassare lo straricco, non il ricco, lo straricco. Quindi ci sta, e il Nasdaq non ne tiene assolutamente conto di questo fatto. Vi faccio vedere un'altra cosa, titoli grossi, si può vedere il mio schermo. Titoli grossi e titoli value. Questo è preso dalle Yardini Research. Anzi, vi faccio vedere, intanto se andiamo a vedere gli earnings prospettici, vedete che i value rispetto ai grow sono il 30% oltre. Vedete, il rapporto fra i due è 1,3 qualcosa, vuol dire che in prospettiva ci sono oltre il 30% di profitti attesi sui titoli value, che non sono quelli del Nasdaq. Il Nasdaq è famoso per avere i titoli growth. Però vi faccio vedere un altro molto più chiaro, il total return. Allora, guardate, in alto è il grafico dei titoli value dell'S&P 500, dove ci sono anche quelli del Nasdaq 100, total return, che è praticamente uguale a quello non total return. Praticamente uguale. Guardate invece arancione total return e rosso non total return dei titoli, quindi il total return vuol dire che ci mette dentro i dividendi. Vedete che invece questo sta andando verso i massimi precedenti. Cioè si sono accorti i gestori che finalmente, era ovvio, con inflazione e tassi in salita, e devi andare sempre di più verso i titoli value, sempre di più, perché i titoli value ti danno i dividendi, cosa che i titoli growth non ti danno, te ne danno pochi. Quindi quei signori lì non solo
fanno un sacco di profitti, ma ne danno anche pochi ai loro azionisti. Altra cosa che grida vendetta, grida vendetta proprio. Quindi un gestore deve assolutamente ridurre quei titoli, li deve ridurre in un contesto inflazionistico, perché non sono neanche generosi nei confronti. Che cosa se ne fa Microsoft o di altri titoli di una cassa di decine di migliaia di dollari? Che cosa se ne fa? Cosa vuoi comprare ancora? È vero che Microsoft si è comprato adesso una società, ma quante ne vuoi comprare ancora? Cioè, hai una cassa mostruosa, dalla un po' agli azionisti. Questa è un'altra cosa che allontanerà dal Nasdaq e dai titoli value. Scusate, Grow. Titoli Grow, titoli value, peraltro è arrivato, dovrei leggermela attentamente, questo report che arriva da Candriam, il cui titolo è, e se sei d'accordo evidentemente chiudiamo il cerchio, rotazione con che cosa fa rima? Con inflazione. Inflazione, no, giusto, no, è perfetto. No, tra l'altro nella rotazione c'è anche, se uno si può andare a vedere, che le small cap, quindi la Russell 2000, certo. Le small cap sono quelle più reattive all'inflazione, e le big cap no, questo si può vedere andando a vedere le crescite, cioè, o meglio le forze relative dei titoli piccoli rispetto ai titoli grossi in un contesto di T-note che aumenta i rendimenti e che sono contesti inflazionistici, no? E se si va a vedere, nella stragrande maggioranza dei casi si va sui titoli piccoli, e secondo me questo potrebbe valere anche per le mid cap, non le small, però almeno le mid cap europee, forse anche le small, lasciamo perdere quelle italiane, parliamo proprio di Europa. Anche in Europa potrebbe esserci, in un contesto inflazionistico, un spostamento verso le mid e anche le small cap, anche in Europa. Quindi occhio a quei settori. Non, adesso non si va a fare stock picking perché è difficile, però ci sono degli ETF, ci sono dei fondi che soprattutto operano su quel settore, secondo me sarebbero da sovrappesare e negli Stati Uniti, area dollaro, e nell'Europa. Aggiungo che per un gestore americano il fatto che il dollaro è particolarmente forte rende ancora più attrattiva l'Europa. L'Europa che ha degli ottimi titoli medium e small ed ha un sacco di titoli value, in più ha il dollaro forte, ma cosa aspettano a spostare soldi in Europa? Cioè, secondo me già lo stanno facendo un po' di gestori, ma il gestore che ha clienti americani, quindi ragiona col dollaro, è un momento perfetto questo per spostare denaro in Europa. Quindi ve lo dico in altri termini, secondo me il recupero che è nato dal minimo del 24 di gennaio, secondo me ha potenzialità molto molto maggiori, e quindi si potrebbe tornare su nuovi massimi per l'Europa, e decisamente più inferiori per l'S&P 500 e quasi nulle direi per il Nasdaq. Seguite Eugenio Sartorelli su investimentivincenti.it. Eugenio, vediamo che cosa ci racconta Christine Lagarde, ci aggiorneremo poi successivamente, e quindi buona conferenza stampa, grazie ancora e alla prossima. Concludo con una battuta, magari la sostituiscono con Mario Draghi. Dici che la sostituiscono con Mario Draghi? Cioè, una battuta. E poi lei si butta in politica. Beh, a questo punto sì, sarà il prossimo presidente francese. Magari non di quelle imminenti, ma quelle dopo ancora, perché mi sa che un po' in ritardo sarebbe. Però, insomma, mai dire mai. Ovviamente scherziamo, grazie Eugenio.